essere, lo vuoi all'asta o lo vuoi... No, lo metto all'asta. Ecco, mettilo all'asta perché Paolo ormai si è affezionato a questi microfoni. Aspetta che... grazie. Però adesso si sta anche... ecco, attaccala. Perché io voglio, insomma, dare anche una piccola presentazione che... un ragazzo cresciuto qui, che da 13 anni fa l'insegnante a Verona. Eppure sei giovane, hai iniziato giovanissimo. Hai iniziato... quanti anni a fare... 22 anni. L'insegnante. Mazza, un applauso, 22 anni fare l'insegnante. Grazie, non mi fate emozionare. Allora, è da poco entrato nel mondo del cabaret e collabora con artisti famosi dal mondo della comicità. Dopo aver portato il nostro dialetto nei teatri di Verona, è stato semplice? È stato... però è stato divertente. Ma è stato almeno inteso o è stato proprio difficile? Mi hanno fatto il coro in Fondano, quindi i veronesi, quindi è stata una grande... ah, hai capito, insomma. Una bella esperienza. Chissà se me lo faranno i Fondani il coro in Fondano. Ma penso di sì, penso di sì, anche perché qua abbiamo veramente dei personaggi anche qui, veramente magici. Magici. Magici, sono veramente magici. Allora, guarda Leandro, io direi subito di... sì, no, stavo dicendo che stasera appunto sei qui per fare un omaggio alla sua terra. E io sono curioso di sapere... allora, perché io praticamente da quando ho iniziato a suonare un po', sono un cantautore. Sì. Però poi ho scritto un po' di brani, però a un certo punto ho visto che ci stavano questi americani che un po' di... sono una concorrenza molto dura. E che è successo? Che ho scoperto che alcuni americani non sono americani, ma in realtà vengono proprio da qua, da San Magno, Madonna degli Angeli, Fondi. Ah, quindi sono... esatto, il primo che ho scoperto è stato Lionel Richie. Ah, quello con i capelli Richie, che ha scritto All Night Long. Io ho scoperto che Lionel Richie in realtà si chiamava Leone Riccardi e aveva le serre qua al Fosso di Lenola, si chiama. E praticamente scrisse questo brano, ora sentitela, grazie, mi emoziono, ora sentitela, è praticamente identica, voi ascoltatela, poi l'orecchio parla. Siamo curiosi. Mia diorna città del Sermeri, io vengo se ho portato tutte cose, mulagnane, permatore e zucchine, a caso uccese proprio in un casino, soprattutto manca i cani. Vuoi sapere? Ando sta la nylon, la, ando sta la nylon, ando sta la nylon, ando sta, ando sta la nylon, ando sta, ando sta la nylon. Ha già speso 300 milioni per fare la serra, non mi rimaste tutte quante cuglio culander. Portate le portuaie e il mappo mo amare come zane tutte da capo. Tutti insieme. Do sta la nylon? Do sta? Do sta la nylon? Do sta? Do sta la nylon? Do sta? E poi che è successo? Che una volta che ho attrezzatura per le serre, sì, che si chiamava Alfredo Mercurio. Io non me ne intendo, ma penso che qualcuno lo conoscerà. Ma poi che è successo? Praticamente è diventato famoso, ha cominciato a cantare coi Queen, si è spacciato per inglese. Ah. Alfredo Mercurio, Freddie Mercury, non so se... e praticamente lui scrisse, siccome c'era un po' di crisi allora, invece mo si sta bene, sì, le serre funzionano, sì, non vendeva più del nylon per le serre. E infatti fece questo brano qua. Mola nylon, mola nylon, the vinec you. Mola nylon, mola nylon, the vinec you. Una giornata, cinque puntate, nella giovannuta, sta tutta a ca, sta sotto sole. Se sta squaglia, mola nylon. Vai, tutti insieme. Vai, mola nylon. The vinec you.
cantando il coro. Adesso vi faccio un pezzo che a Verona non ho fatto perché l'ho scoperto da poco. Michele Giacconi, a quei tempi, perché io sempre fui con un Giaccone. E che è successo? Che lui era un po' scuro, poi si è fatta la pelle bianca, voi lo conoscete come Michael Jackson, no? Buon anno. Michele Giacconi scrisse questo pezzo perché era innamorato da Assuntina. Suo papà era contadino, lo portava sempre alla terra, fa i mandarini, ma lui era innamorato da Assuntina, era fissato per Assuntina. E l'amor non si comanda. E scrisse questo pezzo, voi vedete se lo riconoscete. Vai con le mani, va. Ehi, mi sveglio amati, già non ho più muturi, vado con padre maiort a fare i mandari. De se, de not, de mati. De se, de not, de mati. Perché si lavava, toccava i peperoni mari, no? E poi si va a fare un bidet, perciò è uscito su, hai capito? Ma quando sto qua su un vino, non ho più muturin, ma basta solo un panino, un bicchiere di vino. E come a pane e rumi. Oh, yeah. Ma la gente a me mi sfotte e mi dice marocchino, e che sta a me mi fa ingazza. Ah, due parole. E allora mo mi faccio la doccia con la cantacina, così mi posso spianga. Assunti è una bella vaiola e c'ha già scritto pure sta bella canzone, soprattutto perché è buona. Grazie, vi saluto con questo pezzo, li ho smascherati un po' quelli che sono i... Cesare, prima che vai via, ti volevo chiedere, ma non è che per caso potresti, non lo so, lanciare un ragazzo? Noi poco fa abbiamo avuto un ragazzo. Non ti serve qualcuno per cantare Rose Rosse? Ma io lo voglio qua vicino a me, lo posso chiamare? No. Lui in realtà io lo conosco da una vita, lo posso chiamare per l'ultimo, io influisco sulla no, foto... sui tempi, no, più che altro sui tempi. Ah, no, sa tanto non parlo, è solo la presenza scenica. Allora, no, no, vi saluto con... Ah, dimmi, no, ragazzo... No. Ti volevo chiedere, insomma, tu riesci a fare tutto e due tra scuola è molto difficile, però ci sto provando. Okay. È difficile. Va bene, insomma... Questo ci fa capire che i professori italiani riescono a fare anche questo. Facciamo un applauso. Vi saluto con questo pezzo. Bob Dylan, voi l'avete conosciuto come Bob Dylan, in realtà era Roberto Dilani che scrisse questa canzone pugliese che noi abbiamo fatto nostra qui a Fonti. E vi saluto con questa. Abbascio la marina, se venno pesce. Chi vuole la sposa bella, se l'atta cresce. Abbascia la marina, c'è sta Gaetano, che mette la benzina con la bomba a mano. Tutti insieme, che la sappiamo! Quando è bello il primo amore, l'usi d'onde è più bella ancora. Vai Lea, canta con me. Quando è bello il primo amore, l'usi d'onde è più bella ancora. Applauso, applauso, applauso. Eccolo qui, direttamente da Verona. Direttamente da Verona. Allora, ti troviamo anche su Facce Brutte? Sì, a me mi trovate anche su Facebook, c'ho la pagina. Ecco, quindi se lo volete invitare... Purtroppo non posso più cambiarla perché quando superi il nome Cesare Leon Libano di Trocchio sembra un romanzo, però purtroppo è così, non posso più...